Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, bentornati nella solita location. Oggi vi mostrerò un cubo di Rubik. Cubo magia? No, era così, tanto per. Lasciate un like. Oggi parleremo di carte mutevoli e andiamo subito alla performance. Ecco la prima mutazione, un Joker, una carta nera 9 di picche e un altro Joker. I due Joker hanno il dorso blu e la carta nera 9 di picche ha il dorso rosso. Prendo il 9 di picche, qui ragazzi cosa mi rimangono? I due Joker, con un po' di magia il 9 di picche si trasforma nel 7 di quadri. Eccoci alla seconda mutazione, abbiamo l'asso di quadri, l'asso di picche, l'asso di cuori e l'asso di fiori. Andiamo a mettere i quattro assi qua davanti, separo il mazzo, prendiamo delle carte a caso, in questo caso 1, 2, 3 e 4. Ci posiziono sopra il cubo e Rubik in modo che io non posso mai toccarle. Vado a prendere la mia carta preferita, che è un po' una carta pazza, perché appena la carta, il re di picche, tocca la carta, l'asso si trasforma in un re di picche. Ma visto che il re di picche è magico, se faccio così, salta fuori un altro re. Sono rimaste due carte che proviamo a trasformarle così. E un altro asso si è trasformato in un re di fiori. È rimasto l'ultimo asso che si trasforma in un re di cuori. E in queste carte? L'asso di fiori, l'asso di cuori, l'asso di picche e l'asso di quadri. Il video è finito, spero vi sia piaciuto. Sono stati due giochi di magia un po' più corti del solito, ma di molto impatto. Vi ricordo di lasciare i commenti, chiedetemi qualsiasi cosa, se volete anche la spiegazione di alcuni trucchi provate a scrivermelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video con una grande bomba, ragazzi.